Ciao uomini nudi e bentornati su The Sims 4. Si parte direttamente così. Sono entrato nella casa, dopo qualche secondo è capitato tutto questo. Che bello, ho beccato il momento giusto. Peccato che non ho potuto fare un'intro ben fatta. Comunque, è un maschietto. Congratulazioni, Lilith ha appena partorito un maschietto. Bisognerà dargli un nome. Lo chiamerò Dark Lucifer. Così, con la scritta grande di tutte e due. Almeno mi ricordo quale uno e quale l'altro. Sì, un maschietto. Vediamolo. Lui dovrebbe essere felice, ma neanche se n'è accorto perché è vecchio. Non sente neanche più i rumori. Poi lo mettono in cucina. Dai, fai passare d'età, così non. Sempre con i capelli rossi, eh. Vabbè, qua di cameretta ce n'è finché ne vogliamo. Devo fare qualche piccola modifica al pampino. Dark Lucifer Junior nel quotidiano. Quando la formalità è un'esigenza, al mini Dark Lucifer. Junior Dark Lucifer, perché la sportività non nasce per caso. Eleganza notturna? Dark Lucifer Junior. Per una festa divertente ed elegante, Dark Lucifer Junior. Se non c'è lui, che ci vai a fare in piscina? Mini Dark Lucifer. Povero Pimpo. Madò, ma guarda come vado in giro da vecchio. È terribile. No, non ci credo, pure da vecchio. Hai preso il Viagra. Ammettilo che hai preso il Viagra. Lo so che tu hai preso il Viagra. E ci dà ancora come un giovanotto, ragazzi. Giù di Viagra, ovviamente, che ve lo dico a fare. Però il vecchietto, ci dà che una bellezza. Anche un po' sonno, a dire la verità, ma non fa niente. Ma chi è che rompe le palle? Ah, devo andare a lavorare. Scusa, tesoro, devo correre. Correre, insomma, si fa per dire. È venuto a vedere il nuovo fratellino. E lui la guarda zozzo. Tu hai 800 milioni di fratelli, sorelle, cugini, zii, di tutto avrai. Ah, i dolci. La spada nella roccia. Minchia, questa inizia bene, eh? Ma sì, deve capire come va la vita. Almeno questo qui non parla come Riccardo. Ha del fuoco dentro. Ma il vostro matrimonio come fa a durare così tanto? Io mi sarei già rotta le palle. Ah, posso dire anch'io qualche stronzata? C'era un dinosauro gigantesco e ha mangiato le fedi della mamma e del papà e poi l'ha buttata in un pisciatoio e ci ha cagato in pratica. Bambino puzzi. Vabbè, dai, non essere così, non ha dormito, poveraccio. Ciao ragazze! Immondizia! Immondizia ovunque! Ma non lo puoi far arrestare che adesso è vecchio. Vabbè, ma dispiace, dai. Voglio andare a vedere. Quando fanno i buchi per strada, perché è un po' risaputo che molti anziani si mettono davanti ai lavori in corso e insultano quelli che li stanno facendo. Ho lasciato per un attimo casa Dark Lucifer e vengo qui da Riccardo. Chissà che anche lui mi sembrava, insomma, purtroppo il tempo è passato e quindi ho paura che li abbia già sfornati. Ecco, immaginavo. E vediamo qua, abbiamo i due figli. Riccardo, fai qualcosa. Riccardo! Pallone! Ecco, ho messo scotch whisky. Ma gli hai dato il latte? Whisky! Ora ridere! Ok, l'ha fatta passare d'età. Riccardo ha avuto una bimba che si chiama Giulia. Quindi può mettere via questa culla. E l'altro come si chiama? Cos'è, un maschietto? No, due femminucce! Laura! Perché lei è ancora così? Ha mangiato troppo? No, tipo lattina! Io ho infilato mio... lattina! Non poteva dirglielo. Lei può mettersi di nuovo in gravidanza, mi sa perché la vedo un po'. Com'è che si fa per il lavoro? Oh, via che io pisciare! Ma no, ma potevi aspettare che uscivano? È che. Madonna mia, ricà! Io muscoloso! Che volere, soldi? Non avere soldi! Macchina? Sì, tu poter guidare, età giusta! No, non mi piacciono ste fottute carote. Mangiatele tu. Vuoi giocare a baseball? Ma perché mi hai preso? Allora, ti ricordi quando abbiamo fatto quelle cose sconce? Tipo come se avessimo... I dolci. Non mi ascolti! Ma smettila! Ti metto un dito dove non ti piace, eh? Un cellulare? No, che se stai dicendo? Quando stai zitto sei normale. Sì! Andare! L'unica cosa che riesce a fare bene. Loro due che ci danno come dei maiali. No, ci sono i bambini. Sì, ma ti vede lo stesso. Smettila. E vai ancora. Mamma mia. Allora, come andare a scuola? Ero scritto su mano, domanda. In pratica sei un'immondizia. Sì, hai ragione, è proprio immondizia. Ti prenderei sotto con una macchina. Non capire, se no sparare con orologio. Madonna, è diventata enorme. Senti, pirla, fai
Fammi vedere le nipoti, va. Eccole lì, le appiccicate su divano con colla. Ma che cazzo fai? Guardare, io intelligente. Bing ding ding dong. Dai, non guardarmi le tette per 5 minuti. Grosse! Ho capito, ma non guardarle ogni 10 secondi, per favore. E lui fa le flessioni. Dare due colpi, così fare tranquillizzare. Pronto, capo? Mia moglie è di nuovo piena come zampogna. Penso che basta, lei invece chiamerà in maniera un po' più fine. Vorrei mettermi in maternità. È arrivato, oh, girati! Riccardo, stai nascendo! Riccardo, ma che te ne frega della TV? Ma vai a cagare, è un maschietto. Tanto lo chiamiamo con Lucifer di cognome. Intanto. Lui lo chiamerebbe bambino Lucifer. No, un'altra, anche una femminuccia! Madonna, ma quanti sono? Ah, una culla l'ha sparata direttamente fin là e questa fin qua, ho capito. Bambino! Bambino Lucifer! Fa passare detta a te perché poi rompi palle. Papà! 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 Immondizia, non lo so, chiamare come volere. Pipetta da crack! Sì, è come te, congratulazioni. Lei è contenta più o meno. Bambina! Allora, io avere CD, vedere cose sconce, però forse buttare via. Sei contento così? Io odio mosche! E lei lo guarda già male, dice, ma dove cazzo sono finita? Questa è furba invece, minchia. Siamo arrivati anche in casa Shrek per vedere il nuovo nascituro. Fai passare d'età, dai. Oh, fatelo passare d'età. Voglio vedere sto bambino tutto verde. Allora, è un bambino prodigio. Prodigio, non lo so. Forse turbolento. E poi lo metto come, vediamolo. Ma è orribile, ha già la pancia. Il bambino di Shrek si chiama Luca, però. Nomi tranquilli. Shrek ha trovato del cibo nel bidone dei rifiuti. Sembra ancora abbastanza commestibile. Che schifo, veramente. Ed eccoci qui in casa a Mephisto, dove lui sta suonando la chitarra vestito da boss della mala, chi se ne frega. Chi è che è venuto a trovarlo? Don Lotario. Don, stai molto attento a Mephisto. Non è proprio di buon umore. Aia. Come dicevo, non era proprio dell'umore giusto. Ragazzi, voi siete arrivati nel momento sbagliato, nel giorno sbagliatissimo. Guardate, guardate, lei già è caduta nella trappola. Lui no, lui sembra abbastanza furbo, Don Lotario. Guardate com'è gentile Mephisto. Li fa morire insieme. Però si divertono, non sembrano affaticati. Sai, sei molto carino, ma io porto gli occhiali fighi, tu no. Poi guarda che tatuaggio, che bello. Sì, ho capito, non te la tirare, non sei mica un dinosauro. Senti, io ho il telefono, però non so se resiste all'acqua. Me l'hanno venduto, hanno detto che si può fare, resiste anche ai panini. Però non lo sento più suonare. Io ho bisogno di cagare, scusami, se la faccio in acqua. Vedrai una cosa strana. Mephisto tranquillamente è andato a lavorare. Uno degli uomini di Mephisto vuole una percentuale più alta sull'ultima rapina. Mephisto deve ricompensare la sua lealtà. Sì, dai, ho fatto bene o ho sbagliato? Ora il braccio destro di Mephisto vuole una percentuale più alta su ogni rapina. Come farà Mephisto a pagarsi la manicure, lo sbiancamento dei denti a cadeo anale e i massaggi a bordo piscina? E va a cagare. Ti piace il mio cappello? Io devo cagare. Ho mangiato una bistecca oggi, sta uscendo tutta. Scusa, è una specie di tremors. Oioioi, Mephisto è tornato a casa e ci sono anche un sacco di persone. Chi è questo? Jacopo Rinaldi, incazzato come una iena. Oh cazzo, una è morta. E anche lui. Cazzo, sono morti tutti. Guardate come sono morti male poi. Cazzo. I piedi, scusa, sono fuori? No, credevo. Ecco il tristo mietitore. Salve, io butto l'immondizia per terra. Ma che schifo. O poi scusa, vedo dei fantasmi in casa tua. Ma come cazzo stai messo? Gli è venuto mal di testa, forse di venire a casa mia. Ok, guardate che belle le urne. Però bisognerebbe metterle in un posto un po' più forse appartato. Cosa che non vi ho fatto ancora vedere sono degli oggetti nuovi che hanno aggiunto. E io direi di andarli un attimino a notare. Abbiamo degli ornamenti celebrativi nuovi, tanto per cambiare. Mettiamone uno qua, per esempio. Bello, sì, così. Come vedete c'è anche questo qui. Il pupazzo di neve. Questo lo mettiamo fuori, dai. Il pupazzo di neve fa figo vederlo. Oh, che bello, è un pupazzo di neve. Cacchio. Un albero di Natale, che bello averlo. Uno, beh, basta. Targa da nome da scrivania. Non mi interessa per niente, sinceramente. Poi in bagno cosa abbiamo? Un nuovo quadro.
questo, e vabbè, lo metto qui, dai. Anche perché non ce l'ho più il bagno, quindi lo metto lì in un angolino. Poi, vabbè, il cesso glielo devo mettere, poraccio, sennò questo dove fa le sue cosine. Poi vediamo. C'è qualcos'altro di nuovo anche qua. Che bello, autoparlante da muro. Bello, mettiamolo qui. Poi, che altro di nuovo? Qua, altre decorazioni. Che belle. Dai, mettiamole qui. Poi anche questa. Giusto per cambiare un po', per mettere qualcosa. Che cavolo. Davanti alla porta si può mettere, no. Però lo metto fuori così. Poi anche come tavoli c'è questo qui, che bello il tavolo nuovo. Per appoggiarci qualcosa sopra. È vero, un camino in questa casa ci starebbe anche bene. Trovare il punto però. Oh, incomincia a prendere colore questa casa. Che bello, accendiamo le luci. Poi non è solo una questione così tanto per, ragazzi. Manca veramente poco. Oggi è martedì. Giovedì è Natale, signori miei. È Natale. Chissà se riuscirò a darvi la puntata di Natale di The Sims. Ovviamente la registrerò qualche giorno prima, perché se no come farei? Ma la donna delle pulizie non viene più? Oh, che bello, ma si illumina. È bellissimo. Lui cosa sta pensando? Ah, infilargli un pennello nel... Non è tanto felice, poverino. E lui si è messo a ballare coi fantasmi. Mephisto ormai è amico dei fantasmi. Dai, un abbraccio. No, non ci credo, ha rubato 76 dollari a un fantasma. Rubare 76, che poi vabbè, dollari o euro che siano, però un fantasma non si fa. Invita ad entrare una nuova ragazza, chi è? Martina Alberghini. Dopo svariate ore, sembra che ci sta andando abbastanza d'accordo. Guardami le tette, lei è contenta se lui le guarda. Allora aspetta, è arrivato il momento di togliere una cosa e metterne un'altra, perché mi sa che lei non apprezzerebbe la piscina dove sono morte tutte quelle persone. Sai, sei molto... Io voglio un panino, ho fame. Ma lascia stare il panino, ti do una rosa tra i denti, ma prima un bacetto. C'è stata. E vai, Mephisto spacca sempre. Sai cos'è? Ogni tanto vedo delle mosche. Io odio le mosche. Non è che tu ammazzi la gente per caso. Senti, poche smancerie, non ho tempo da perdere. Ti do subito un pollice su e poi se vieni con me ti insegno una cosa. Barabamba! E via. Vediamo se gli propone bene le nozze. Senti, vorresti sposarti? È la terza volta credo che mi sposo, ma non so perché poi scappano, non le vedo più. Girati, no, ucciderla, è ancora presto. Ah, fate quelle nozze velocissime, sì. Ma che cerimonia splendida, insomma. Lui è in mutande, si sta sposando. Lui in una posizione strana, Quando fa così, lei ride ma ancora per poco. Vabbè, facciamo intanto cambiare i vestiti a questa simpatica donzella. Guardatela bene ora perché a breve sarà molto molto diversa. Andiamo. Martina Alberghini nel quotidiano con stile. Quando lo stile e la formalità vanno di pari passo, Martina è presente. Moda e sportività per Martina 2014-2015. Ed ecco Martina per una notte alla moda. Ed ecco la seducente Martina da festa. Adesso gli viene nausea. E quando andare in piscina è un piacere, Martina. Poverina, forse girare sta vomitando. A posto. Lui giusto... vabbè, abbiamo capito, sì. Ti piace il cambiamento, abbiamo capito. Allora, intanto lui deve smettere di far finta di essere giù di morale, perché non è vero un cazzo, è finto come i soldi del Monopoli. Ok, bisogna dargli anche un po' di spazio per magari, non so, un po' di attrezzatura ginnica, perché questo qui c'è, ma è in un posto proprio nascosto. Oh, che bello così, da una parte da pugni e dall'altra saliene in un'altra maniera, bellissimo. Ecco, così è bellino, mi piace sta cosa. Andiamo. Voi avete finito di trombare come degli assatanati? Ma che ha fatto? Che è successo? Ma a me non era mai capitato di vedere una persona che è uscita dal letto in questa maniera. Allora, l'unica maniera è che ti sei cagata addosso e ti sei... Cioè, o lui ti ha fatto una scorreggia pesante e ti avrà detto: tesoro, ma le scorregge pesano e tu no, allora mi so cagare. No, sono due le cose impossibili. Ok, altra spesa che dobbiamo assolutamente fare in questa casa è mettere uno di quei bidoni super very power. Gli sta facendo una serenata. Eppure è buona. Io direi che gli potresti dare, insomma... Hai capito, no? Sono già arrivati, sti cazzi, quando c'è da mangiare, eh? Prepara un'insalata. Cucina. Insalata giardiniera per 8. Oh, sti cazzi, c'ho l'aereo io, eh? Sì, abbiamo capito. Oh, mi sente qualcuno? Ma non hai soldi, dove vuoi andare? Qua non sono gobbo come a casa. Ovviamente poi per la festa di Natale sicuramente inviterò tutti in residenza Luxifer, si farà un bel festone. Oh, c'è anche Riccardo. Ciao, sei il fratello di Mephisto, vero? Mi ha parlato di te, insomma, anche scritto. Dolci! Dove sono i dolci? Ciao padre, vuoi cappuccino?
Mi chiami al cellulare che l'ho perso? E allora se anche ti chiamo? Oh già, io non leggo mai libri. E poi guarda un po' delle tette di tua moglie, voglio dire. Sì, ce l'abbiamo fatta. No, argento, peccato. Vabbè, comunque è andata bene, dai. Ah, altra cosa che voglio far vedere, per esempio, andando qua su cambia stazione, possiamo scegliere tra alternativa, blues, classica, elettronica, pop, romantica, e c'è spettrale e festiva invernale. Che bella. Dai, festiva invernale, siamo sotto le feste, ragazzi. Ovviamente avrete i miei più grandi auguri giovedì. Magari sarà una puntata un po' più breve delle altre, se vogliamo, ma sarà una puntata per farvi i miei più sentiti auguri di Buon Natale. Ma non è ancora ora, perché oggi è solo martedì, quindi avete ancora qualche giorno prima di festeggiare il Natale tutti insieme. Direi che per questa puntata invece è davvero tutto, spero che vi sia piaciuta, se così è stato un bel pollice su, un commento qua sotto, e non perdetevi la puntata di Natale, ragazzi, ci tengo. La cosa più bella sarebbe di trovare sotto 14.000 commenti, però lo so che su 14.000 iscritti molti saranno già partiti per delle isole fantastiche, quindi vabbè, anche se non sono 14.000 mi accontento di meno, quindi mi raccomando un sacco di commenti sotto la puntata di Natale, poi anche su questa a me va bene, ma soprattutto su quella di Natale, ci tengo veramente tanto perché vabbè, vi farò i miei più sentiti auguri. Quindi un salutone e preparatevi alla prossima. Ciao!